Adriano Celentano, buenas noches, buena noche, bienvenido a España. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te trovi tú España, Juan? A mí me va bien España, no me va mal. Me va bien. ¿Y a ti? No, la España es muy bella, simpática. Tanto es vero que yo, a me piace così tanto la España, que cuando he messo la mia etichetta discografica. Aspetta, che avvicino il microfono, sennò... Sì, perché sennò non te ven la cara. No, perché sennò sente soltanto la tua voce e la mia no. Sì. Volevo dire che a me la Spagna è sempre piaciuta. Tant'è vero che io, quando ho messo la mia casa discografica, il primo nome, anziché chiamarsi Clan, si chiamava Caramba. In lugar de Clan, Caramba? Sì. Caramba. Poi ho dovuto cambiare perché Caramba era di un altro e allora non era mio nome. Comprendi? Sería de una bailarina que había en España, sí. Se llamaba María Antonia. ¿Qué? María Antonia la Caramba. ¿Oíste hablar de ella? No. Bien, ¿y cuál faceva? ¿Cómo hacía? No, bailaba no rock and roll, bailaba flamenco. ¿Te gusta el flamenco, Adriano? Mucho, mucho. Sí, sí. Me gusta più el flamenco que el tango, anche. ¿Più? El flamenco que el tango. Più el flamenco. Y volevo dirti que sono stato subito a vedere la corrida. ¿La conoces? Sí, he visto una. Sí, en España. ¿Tú no has visto una? Sí, una he visto, sí. En España. No, en España no, en Francia. Ah, en Francia. He visto una. Ah, que en Francia. Sí, vale. En Francia he visto una. sono stato a vedere la corrida. E allora cosa è successo? Che io non sapevo come fosse come si chiama? El éxito. Sí. ¿Cómo era? Il sistema, non sapevo. La faena. L'usanza. L'usanza. E a un certo punto, mentre guardo la corrida, e vedo il toro che insomma è stato, insomma, sì, è morto, poveretto. Sì, a me è dispiaciuto molto, dispiaciuto, perché io fra l'altro avevo un amico toro in Italia e allora mi sono ricordato di quello lì. E allora ho visto a un certo punto tutta la gente, tutto il pueblo, come si dice? El público. ¿En español cómo se dice? El público. Público, anche español. Ah. Oh, pero allora, español, italiano, igual. Italiano, igual. Bravo. Exactamente igual. Muchas gracias. Allora, comunque, ho visto tutto il público, però a me sembra che si dice pueblo in spagnolo, o no? Pubblico. Pubblico, va bene. Se lo dice lui. Tutto il pubblico, sì, tutto il pubblico si è alzato in piedi e coi fazzoletti guardava verso sinistra. Allora io non capivo cosa è successo, mi sono alzato anch'io, comprendito? Sì, guardava è guardare, in Spagna guardare è mettere nel bolsillo, no, andare alla bolsa. No, guardare dico... Ah, mirar. Mirar. Vale. E il pubblico coi fazzoletti, c'è un fazzoletto? Sì. Dove? C'è un fazzoletto. No, per far vedere al pubblico della televisione della Spagna come no. Faceva pure. No. Beh, comunque mettiamo che questo sia... Questo. Mettiamo che questo sia fazzoletto. Mettiamo. Sì. Un fazzoletto un po' rigido. Come un po' rigido. Sì. Allora tutto il pubblico stava a spiegare che faceva così a sinistra e io ho chiesto ma perché questo fa, il pubblico fa così? Oh, guarda che ha trovato il fazzoletto. Sì. E stavo dicendo che allora stavo a spiegare che il pubblico ha trovato il fazzoletto e faceva di là, ho detto ma chi c'è? Dice, no, saludamos tutti, saludamos, ho chiesto a uno qui, chi è che c'è che il fazzoletto guarda là? Saludamos il presidente. Ho detto, ma chi c'è? Franco a vedere il torre della corrida? No, dice un altro presidente, molto più piccolo così. Il presidente della Plaza de Toros. Sì. Il presidente è precisamente chi decide esattamente quanti sì. Trofeos tienen che darle a cada uno de los matadores. Sì. A sì. Cada uno de los contendientes. Però tien basso la mano, mi dà fastidio. Sì, no. Sì. Sì. Habla tú. ¿No me dona la mano? ¿Cómo va? Bene, ¿lei? Bene. ¿Va bene? Sí. ¿Così en España va bene? En España yo soy muy contento porque tutti simpatici in Spagna. Allegri, mi ricorda un po'... No, niente, mi ricorda niente perché l'allegria io la trovo solo in Spagna. In Italia già un po' più triste, insomma. Sì. Un momentino, Adriano. Prego. Chi c'è? Por favor. Sì. Chi è questo? Questo è un amico. Un amico? Sì. E potrebbe andare bene questo orologio?
Vamos a pedir a Adriano Celentano si podría... No, aspetta, no, passa, no, aspetta. No, se no si sente più la voce. No, la lascia. No, non la puoi. No, dopo lo metto. Dopo. Sì. Per fare la canzone del... Questo orologio... Non anda? Non va. Sei italiano. Buona questa, eh? Buona. Sì. Vince la Spagna 2-0. No, vince Anastasi. Ah, Anastasi, lei è Anastasi. perché, bueno, señores, realmente yo estoy sorprendido. Les puedo asegurar que esta tarde intentábamos ensayar una entrevista para saber cosas de Adriano Celentano y nada de lo que hemos hablado esta tarde se está comentando esta noche. Todo esto para mí es una sorpresa. Sí. A excepción de lo del reloj. Sí. Pero distinto. ¿Podría hacerte una pregunta, Adriano? Sí, pregunta. Una sola cuestión. Pregunta, domanda. Domanda. Sí, fai, fai. Fai. Buena, ¿eh? Bueno. Adriano Celentano tiene muchos éxitos musicales, muchísimos éxitos, pero para nosotros quizá el más importante sea Il ragazzo de la Vía Gluck. Adriano, ¿en cuántos países se ha grabado, se ha cantado El ragazzo? ¿Yo? No, yo en un país... ¿Solamente? Sí, en Italia, sí. ¿Y todo el mundo? Todo el mundo no voleva. Non ha voluto. Non ha voluto? No. Beh, allora la mia canzone l'ha cantata gli altri cantanti, capito? Sì, sì, sì. L'hanno incisa 22 paesi. In 22 sì. Paesi? In sì. Africa, in Biafra, per tutto. Sì, sì. Sei una canzone protesta? Tutti i paesi, eh? Sei una canzone protesta? Il ragazzo di Gluck. Beh, sì, è una canzone protesta contro il cemento. El cemento que le grata cede. Va bene. Adriano, yo tengo aquí una nota que dice el almanaque Bompiani. ¿Conoci el almanaque Bompiani? Sí, sí, sí. ¿Sea un bloqueto? Un bloqueto. Es un bloc. El almanaque Bompiani es una especie de guía de los héroes de nuestro tiempo. Bien, quiero decir a ustedes, señores espectadores, que en ese almanaque Celentano ha ocupado el séptimo puesto detrás de Einstein, Gagarin, el presidente Kennedy, Sterling Moss, Perry Mason y el futbolista Rivera. Fra l'altro io assomiglio a Rivera un po', eh? Assomiglio tú un po' a Rivera. Assomiglio un po'? Sí, tú più bello però, eh? Señores, desde que ayer nos vimos por primera vez me está llamando Rivera, tendré que conformarme. Bien, entonces yo me pregunto, ¿está bien el séptimo puesto para Celentano después de estas personalidades? Sí, sí, porque yo soy muy humilde y quindi acepto anche el séptimo puesto. Sí. Bueno, creo que le han entendido todos ustedes, no hace falta traducción. Los primeros éxitos como bailarín y cantante de rock and roll de Celentano son en 1957. Celentano, ¿a qué aspirabas entonces? ¿Qué pretendías? ¿Qué buscabas en la canción, en la música? ¿Cuándo ha comenzado? ¿Cuándo ha comenzado? Beh, yo pretendevo de... Così di... Yo facevo el cantante a tempo perso intanto que aggiustavo gli orologi. Poi invece il lavoro è aumentato del cantante e allora ho dovuto abbandonare gli orologi. Però comunque mi aspettavo di diventare ancora molto più grande di quel che sono adesso. Comunque mi accontento, ecco, perché sono già abbastanza forte. Effettivamente. O no? Sì. Ah, beh. Tutto bene, sì. Tutto bene. Come? Come? No, 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 sì. Questo. No, no, qua è... Sì, sì. 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 Bien, nos ha dicho, como ustedes han podido apreciar, que en realidad él se dedicaba a arreglar, a reparar, a trabajar en los relojes y cantaba entre tanto, hasta que un día surgió su oportunidad y cada vez tenía más trabajo como cantante y menos como relojero. Es interesante la explicación. Pero los éxitos de Celentano, los primeros son en 1957-1958, con dos festivales. ¿Recuerdas cuáles son los dos festivales? Sí, sí. Uno era el festival del Palazzo, el festival del rock and roll al Palazzo del Ghiaccio. Dove c'è tutto quel ghiaccio, conosci? Sì. Che si scivola? Sì. Con le... c'hanno le... conosci? No, no, questo dove no. Si, dove... Come sei? No, questo no, sì. Questa è la scarpa. No, 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 questo con ruedas. Sì. Con... Questa che c'ha la sì. Lama, no? Sì, sì, sì. E che si scivola sul ghiaccio. Palazzo di ielo. Sì. Bravo, tu conosci tante cose allora tu? Ma non tanto. Ecco. Io vedo molto cinema. Sì? Mm-hmm. Hai visto Serafino? Buono, Serafino. È buono. Benissimo, sì. Serafino. Adesso uscirà un altro film, Er più.
¿Quién es Serafino? El ma... ¿Eh? ¿Quién es Serafino? ¿Quién? ¿Quién es Serafino? ¿Quién es? Ah. Non mi ricordo. ¿Quién es Ah, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, sì, no, dopo te lo dico, sennò qui dopo. Sentono. Ah, dopo... Va bene. Però adesso esce un altro film in Spagna, va? Mm-hmm. Si intitola El Più. El Più. Sai cosa vuol dire? È come dire El Massa. El, massi, el Massimo. Uh-uh. Sì, sono io nel film, eh? nel film e qui también. Eh? Qui, qui tu sei sì. El Più. Sì, grazie. L'ho sempre detto che spagnoli sono. No. No. Niente, perché io ho pagato lui per dire queste cose lì. Ho dato come mucho pesos. Dinero. Dinero. Uh-huh. Mucho, te explicar che io te ho dato muchos dinero. Mucho dinero, sì. Sì, per dire tutte queste belle frasi che lui disse per me. Por me. Hablamos di otra cosa? Sì. Vamos sí. a hablar di otra cosa, realmente lo requiere. Por ejemplo... se dice que el clan Chelentano, a quienes podríamos ver en una de las tribunas que hay en el Estudio 1 de Televisión Española esta misma noche, compuesto por 30 personas, el clan Chelentano es una especie de consecuencia del clan Sinatra y el clan Al Capone. ¿Es cierto? ¿Es cierto questo? No, questo no. No, no. Semmai è clan Sinatra e Al Capone che ha una conseguenza del clan Chelentano. Esto ya es más razonable. Dice que el clan Sinatra y el clan de Al Capone fueron una consecuencia del clan de Chelentano. Bien, para terminar, tres cuestiones más. ¿Qué ha aportado artísticamente Claudia Mori en la vida de Chelentano? Artísticamente. Tu esposa. Sí. Ha aportado una cosa que en la mi vida mancaba. Nella mia vita... Una cosa que faltaba en tu vida. Sí, en la mi vida c'era un buco. Uh-huh. Es arrivata lei y l'ha coperto. Bien, dice que... Col capello, ¿eh? Dice que había un hueco en su vida, que ha llegado ella y la ha cubierto. Sí. Y en cuanto a Adriano Chelentano, sí. ¿Qué ha aportado en la vida artística de Claudia Mori? No sto neanche a explicar porque nella mia vita c'era un buco, invece nella sua non c'era niente. Sono arrivato io, ho messo... Sí. Bien, nos ha respondido con su extraordinario sentido del humor que a la inversa, que la vida de ella no era nada, ha llegado él y la llenó completamente. Bien, para terminar, Adriano, nos gustaría saber si en tu vida ha habido una gran ocasión, un momento importante que te sacara del anónimo, del anonimato, para ser una figura de la canción. No lo he capito bien esto. Spiegami italiano. ¿Italiano? Sí. ¿Come lei español? Tú. ¿Bene? Dammi del tú. Io penso questa questione. Sì. Ha fatto una grande occasione nella sua vita? Una grande occasione? Uh-huh. Una grande occasione artistica. Artistica? Artistica. Muy bien, Adriano Chelentano con ustedes. Señoras y señores, ahora vendrán sus nuevas y sus viejas canciones, las canciones de siempre. Gracias.